Amiche ed amici di Agricoltura, oggi bentrovati. Questa è la puntata numero 704. Gran parte di questa puntata è dedicata ad una nostra visita come redazione di Agricoltura Oggi a Rauscedo, dove c'è la sede di Vivai Cooperativi Rauscedo, che è una grande azienda leader a livello internazionale. Per introdurci a questo lungo cammino di conoscenza ci affidiamo a Cesare Tiberio, che è responsabile dell'area centro, quindi anche della nostra regione l'Abruzzo, per Vivai Cooperativi Rauscedo. Cesare Tiberio rappresenta, possiamo dire, per l'Abruzzo e non solo, per tutta l'area del centro Italia, Vivai Cooperativi Rauscedo. Abbiamo fatto questo tour molto intenso, importante. Intanto ricordiamo lo scopo, perché questo è stato un info day dedicato alla stampa per far conoscere l'attività di un'azienda leader a livello internazionale. Sì, Vivai Cooperativa Rauscedo ha voluto aprirsi un po' ai giornalisti italiani e soprattutto anche europei, per dimostrare un po' quello che in questi anni ha realizzato. Noi negli anni passati, tuttora, ma soprattutto negli anni passati, abbiamo investito moltissimo sulla selezione clonale, essendo stati i primi come vivaisti e come genetisti a migliorare i vitigni autoctoni. Abbiamo quindi individuato e ottenuto cloni dei vitigni locali, parlo del Monte Pulciano, dove abbiamo diverse selezioni, 9 selezioni, 4 ne abbiamo sul pecorino, per parlare, ecco, delle varietà più in auge oggi che ci sono in Abruzzo. In questa tornata con i giornalisti abbiamo voluto far conoscere la nuova frontiera della viticoltura. Stiamo ricercando, attraverso incroci, attraverso la collaborazione sia dell'Istituto di Genomica Applicata di Udine e sia di altre facoltà europee, la possibilità di ottenere vitigni che hanno una resistenza alle patologie. In questo campo, che è uno dei nostri 3 campi dove raccogliamo le marze, Centro Marze VCR, abbiamo in collezione queste varietà e dall'anno prossimo inizieremo anche il saggio enologico di questi vitigni. Pietro D'Andrea è il presidente, Eugenio Sartori è il direttore di Vivai Cooperativi Rauscedo, VCR, questo è l'acronimo che ormai viene utilizzato normalmente per parlare di questa azienda. Ci racconteranno la storia di Vivai Cooperativi Rauscedo fino ai momenti che stiamo vivendo, contemporanei, quando l'azienda, come abbiamo anticipato, è diventata leader, soprattutto nei paesi più importanti della viticoltura e dell'enologia internazionale, quindi anche in Francia. Ma pensate, l'attività è nata soprattutto perché si doveva fronteggiare un nemico della viticoltura, che è la fillossera. E allora questa breve scheda noi ve la proponiamo, l'abbiamo carpita dalla relazione che ha introdotto questa visita dedicata ai giornalisti lì a Rauscedo. ...1863, nel dipartimento francese del Gard si scopre la presenza della fillossera. 1879, tra Como e Milano viene segnalata la presenza dell'afide. 1891, la Scuola Reale di Agricoltura di Pozzuolo del Friuli, in via preventiva, realizza un vivaio per la produzione di talee di legno americano. 1901, la fillossera è localizzata in Friuli, in un vigneto dei fratelli Biglia a Castions di Strada. 1905, inizia la produzione di barbatelle in Trentino e Friuli. 1911, tutta la viticoltura italiana è colpita dalla fillossera. 1920, a Rauscedo si perfeziona l'innesto al tavolo. 1933, vengono fondati i Vivai Cooperativi Rauscedo. Allora, Presidente, una grande storia quella dei Vivai Cooperativi Rauscedo. Lei ha tracciato un po' questo passaggio dagli anni, diciamo così, pioneristici fino a questi momenti che ormai mi vedono protagonisti a livello mondiale. Beh, la storia è una storia, come avete visto, che parte dai primi anni 20 e dopo è andata avanti sempre migliorando
le sue performance in base anche all'evoluzione che c'è stata in tutto il settore vitivinicolo. Chiaro, i vari cooperativi Rauscedo, costituiti da 250 aziende associate, hanno fatto anche tesoro di rispettive esperienze che poi accumulate assieme hanno fatto sì che soprattutto i primi anni, fin tanto che non si era creato questo centro sperimentale, l'evoluzione fosse stata fatta proprio dalle esperienze anche empiriche dei vari associati. Allora, direttore, è stata una sua relazione di presentazione, ma poi è entrato perfettamente nel tecnico, raccontando l'esperienza di Vivai Rauscedo che, come dicevamo anche col Presidente, ormai è diventata un'azienda di riferimento internazionale. Sì, questo corrisponde esattamente alla verità. D'altro canto è da più di 80 anni che siamo attivi nel settore vivaistico viticolo. Siamo specialisti nella produzione di barbatelle, è un monoprodotto, anche se la gamma varietale è enorme, perché ogni anno produciamo 4.000 combinazioni. Ed è chiaro che il mercato italiano per noi a un certo momento è diventato un mercato limitato e ci siamo rivolti alle viticolture e ai mercati di altri paesi. E così attualmente operiamo in oltre 30 paesi del mondo. E questo ci dà naturalmente anche uno stimolo per allargare ulteriormente la base ampelografica, per verificare il potenziale enologico di cloni e di varietà di altri paesi. Quindi in buona sostanza di mettere a disposizione del viticoltore, sia italiano che estero, una gamma ancora più completa, più vasta, in grado di dare tipologie di vini orientati al mercato. Il vostro primo obiettivo dal punto di vista scientifico è quello di combattere le patologie, di creare delle piante, definiamole così, che siano particolarmente resistenti oltre che produttive di qualità. Beh, certamente noi cerchiamo di dare al viticoltore delle barbatelle che siano quanto più possibile sane. È ovvio che non possiamo ancora oggi offrire al viticoltore una barbatella resistente, per esempio alla peronospora. Però, come ho accennato nella mia relazione oggi, la collaborazione con l'Istituto di Genomica Applicata di Udine ci permette di dire che fra non molto, io spero già dal prossimo anno, che si possono realizzare dei vigneti di prova con ibridi resistenti alle malattie, tra i quali peronospora e oidio, in diversi ambienti, tra i quali anche l'Abruzzo, perché no. Ricerca, sperimentazione, evoluzione tecnologica, evoluzione scientifica, sono queste le parole che possono sintetizzare la grande attività di VCR Vivai Cooperativi Rauscedo. Vediamo dalle immagini che si riferiscono alle modalità per effettuare degli innesti e si arriva di tempo in tempo, di anno in anno, a perfezionare queste metodiche fino ad avere una macchina, quella attuale, quella che risolverà un po' tutti i problemi, che consentirà di avere un prodotto finito dell'innesto assolutamente integro, con una disinfestazione interna, con scarso contatto con l'uomo. Stessa cosa vale per l'ELISA test, un esame di laboratorio molto importante del quale ci parla la dottoressa Elisa De Luca. La dottoressa De Luca, qui siamo vicini ad una macchina molto, chiamiamola macchina, no? Molto importante, che è anche frutto dell'elaborazione di tutta la ricerca di Vivai Cooperativi Rauscedo. Sì, esattamente, questa è una macchina che è destinata alla preparazione del campione per l'ELISA test, che è un test immunoenzimatico che si serve di anticorpi specifici per la ricerca di virus all'interno della vite. Questa apparecchiatura accelererà molto il processo di preparazione del campione, attualmente demandato ad un altro tipo di strumentazione in cui la pulizia nella preparazione appunto del campione e tra un campione e l'altro viene fatta manualmente. Questa macchina permetterà di effettuare una pulizia automatica e oltre alla pulizia una disinfezione dei coltelli. Questo di fatto rappresenta il momento critico di tutto il test fitosanitario, perché una pulizia che non viene fatta in maniera adeguata può compromettere l'esito della prova che dura di fatto 2 giorni, ma che con questo tipo di macchinario potrebbe essere ridotta notevolmente e implementare anche il numero di campioni che vengono annualmente testati nel nostro laboratorio. Qui entra, diciamo, la materia prima, esce il prodotto finito senza nessun contatto manuale. Esattamente, questa è anche una garanzia di sicurezza per l'operatore, perché con la vecchia strumentazione c'era anche la necessità di prestare molta attenzione nella preparazione stessa del campione, perché si lavora con delle frese.
Qui è stata posta particolare attenzione alla sicurezza di colui che opera proprio nel processo di preparazione del campione, perché l'operatore interviene soltanto premendo due pulsanti, la macchina fa tutto, pulisce, prepara il campione e calibra anche la quantità di materiale che deve poi pervenire alla provetta. Ed è anche una macchina particolarmente veloce, vi consente una produttività molto importante. Esattamente, ha centrato il problema, infatti noi elaboriamo ogni anno una media di 23.000 campioni concentrati nel periodo invernale, perché questo è il momento in cui viene raccolto la matrice legnosa e vengono raccolti i campioni, e con questa macchina sarà possibile ridurre a più del 50% i tempi necessari per la preparazione del campione. Qui siamo in un campo delle Marze, ci troviamo in territorio di Grado, dicevo uno dei tre campi sperimentali, diceva anche fuori da una qualsiasi tipo di contaminazione, perché questo è un territorio che non era vitato. Perfetto, sì, abbiamo affittato questi 60 ettari dove il vigneto più vicino è a distanza di non meno di 30 chilometri. E questo ci permette di avere un ambiente molto più sano, lontano soprattutto da possibili infezioni di vettori, sia fungini e sia insetti che possono inquinare lo stato sanitario delle piante. Qui c'è una collezione di 630 vitigni e cloni diversi di origine italiana ma di tutti gli altri paesi viticoli, e produciamo questi 630 biotipi diversi, come vedete, con una forma di allevamento alta, perché a noi non interessa l'uva, la quale l'uva verrà raccolta e mandata in distilleria, ma interessa il materiale legnoso che serve per ottenere la nuova barbatella. Il nostro tour giornalistico come Agricoltura Oggi lì a Rauscedo per visitare VCR, Vivai Cooperativi Rauscedo, siamo stati anche ad Udine per visitare l'Istituto di Genomica Applicata del presidente professor Raffaele Testolin e del giovanissimo direttore Michele Morgante. Pensate, uno scienziato di grande valore, tra i più giovani, il più giovane rappresentante dell'Accademia dei Lincei, insomma, questo per spiegare a che livelli siamo. Il professor Michele Morgante è stato molto gentile da rilasciarci una dichiarazione, e questa è l'intervista che vi proponiamo. Professor Morgante, ormai praticamente si può fare quasi tutto, ormai avete sequenziato tutto, possiamo dirlo? No, c'è ancora tanto da fare, in realtà. Chi più di noi ha sequenziato sono i cinesi. Oggi i cinesi sono un pericolo in tutte le attività, inclusa nella ricerca scientifica. Hanno un centro di sequenziamento gigantesco, al cui confronto noi siamo dei nani. Diciamo che noi nell'ambito italiano e europeo abbiamo fatto parecchio. Insomma, parecchio. Siete diventati leader in Europa, lo possiamo dire. Sì, sì, direi che nel settore della genomica delle piante siamo uno dei centri leader. Sicuramente è un settore in rapido sviluppo e bisogna mantenersi costantemente al passo con gli sviluppi tecnologici. Oggi quelle che vedete sono chiamate macchine di nuova generazione, ma noi prevediamo che entro 2 anni ci sia già una generazione successiva che avrà prospettive ancora maggiori di fornire risultati importanti per la ricerca applicata. Nel campo della vitivinicoltura e dell'enologia c'è la possibilità di andare ancora più a fondo nella verificare le differenze che ci sono nelle varietà? Sì, credo che possiamo riuscire a comprendere quali sono le differenze che sono più importanti per poi dare le caratteristiche peculiari di ogni varietà quando queste vengono utilizzate per produrre vino. Speriamo anche di riuscire a capire come queste differenze poi si declinano con i diversi ambienti, e quindi riuscire anche a decifrare quel misterioso un po' concetto di terroir che è tanto importante per il settore vitivinicolo. In un suo passaggio, mentre descriveva la vostra attività, dice: adesso dobbiamo cercare di capire che relazione c'è tra una varietà, un vitigno e l'ambiente. Chi condiziona chi? Sicuramente è l'ambiente che interagisce con l'assetto genetico della pianta, e quindi potremmo dire che è l'ambiente che condiziona la varietà.
è un fenomeno noto in genetica che anche quanto un individuo può essere influenzato dall'ambiente è a sua volta sotto controllo genetico, quindi sarà interessante anche vedere se questa plasticità fenotipica della varietà può differire fra una varietà e l'altra. Sembra già essere vero, perché si sa ad esempio che ci sono varietà che sono molto più delicate rispetto all'ambiente in cui crescono. Il pino nero è forse l'esempio più noto. La legislazione nazionale e di conseguenza anche poi la politica regionale non sempre agevola il vostro lavoro. Ma non agevola il nostro, ma soprattutto non agevola quello del viticoltore. Noi siamo perfettamente consci che bisogna tutelare i vitigni, il territorio, tutti i prodotti tipici, la cultura anche, che ha fatto sì che determinati vini, determinati prodotti siano diventati il simbolo del territorio. Però ritengo anche che sia necessario aprire a nuove varietà, a nuovi incroci, a nuovi cloni, a nuovi anche ibridi, perché è una necessità del mercato. Purtroppo le basi ampelografiche sono state a suo tempo messe in atto per le diverse regioni italiane e sono obsolete. Spesso gamme piuttosto vaste di varietà non vengono assolutamente utilizzate. Basta pensare all'Abruzzo, sono 52 le varietà autorizzate, le coltivate sono 4. E certe varietà introdotte a suo tempo non si sa magari a volte anche per quali ragioni, come un Nebbiolo, non trovano ragione d'essere, mentre mancano vitigni che possono dare veramente dei prodotti orientati al mercato. Questa resistenza è una questione culturale? Ci sono paesi, ad esempio tutti i paesi anglosassoni, d'accordo, sono paesi di nuova viticoltura come gli Stati Uniti, l'Australia eccetera, e sono più aperti. Sono più aperti, pongono assolutamente meno problemi per introdurre e autorizzare nuove varietà. Tutti i paesi di vecchia viticoltura sono, diciamo, più resistono maggiormente e tendono a essere vicini a quello che era l'impianto tradizionale. Anche se dirò che negli ultimi tempi abbiamo visto aperture, e soprattutto da parte dei viticoltori in Francia, in Spagna, in Portogallo, c'è la richiesta di nuovi vitigni, c'è la volontà di produrre qualcosa di nuovo. Un'esperienza per tutte. Noi quest'anno abbiamo collocato nel Midi della Francia 250.000 barbatelle di Sangiovese. Il Sangiovese fino a 3-4 anni or sono non si vendeva in Francia. Perché Sangiovese? Perché Sangiovese andrà a sostituire vitigni come Carignan, come Sensot, in quanto ha un profilo aromatico che piace al consumatore francese, può dare dei vini non troppo alcolici, dei vini fruttati, dei vini interessanti e anche dei rosé. Non dimentichiamo che in Francia c'è un elevato consumo di rosati, ci sono già degli ottimi rosati, e con Sangiovese si può fare un ottimo rosato, come del resto si può fare con Montepulciano, non dimentichiamo il Cerasuolo, è un gran vino, un gran rosato. Ecco, queste sono opportunità rispetto alle quali in tanti paesi ci si sta aprendo. E si sta mettendo in atto un impianto dal punto di vista legislativo tale per cui queste varietà possono essere coltivate, e noi dobbiamo fare altrettanto perché il mercato è globale. Ecco, questo concetto di globalità viene poco recepito, evidentemente adesso se ne stanno soltanto verificando da parte degli addetti ai lavori gli aspetti considerati non positivi. Sì, ma è sbagliato secondo me, perché l'esportazione del vino italiano è una quota molto importante di tutta la produzione. Pertanto, se dovesse mancare l'esportazione o dovesse scemare l'esportazione di vino, perché magari qualche paese più attento alle dinamiche di mercato ha preso il posto del vino italiano, avremmo un problema di non poco conto in Italia. L'Italia è un paese che deve produrre manufatti ed esportarli, non c'è niente da fare, il vino è uno di questi, insomma, ecco. E quindi d'accordo alla difesa, ma stiamo attenti a non difendere troppo a volte delle piccole realtà che hanno senso soprattutto per la soddisfazione dei locali, di chi ci vive attorno, ma che a livello internazionale, nel mercato globale, contano ben poco. E con questo non voglio dire che non si debba far coesistere, anzi, assolutamente, noi siamo per far coesistere una viticoltura di territorio con una viticoltura poi destinata a fare vini che possono stare sul mercato. Come speranza per il futuro, come augurio, cosa si augura ed augura naturalmente ai suoi soci? Beh, intanto mi auguro che pian piano riusciremo a trovare piante valide
agli effetti enologici e di tecnica culturale che siano in grado di sopravvivere senza la manipolazione dell'uomo in senso di trattamenti, in pratica che stiano in armonia con l'ambiente. Questo è l'obiettivo che adesso stiamo percorrendo, quindi anche per i soci parliamo di un ambiente più pulito di lavoro e una natura che sarà un po' più a misura d'uomo, insomma, questo sì.